E oggi svuotiamo una lunga, lunga spesa. Ciao a tutti e benvenuti qui, un altro video divertente. Ringraziamo Lidl per non averci pagato neanche questa volta la spesa. Grazie, grazie Lidl. Allora, quanto abbiamo speso? Allora, oggi? Abbiamo speso assai. Quanto? Leggi, lo leggo, non riesco a leggere. 41. Quando diventano tre cifre non riesco a leggere. 120 e 40. Ah, sto morendo! Ma abbiamo che sei pazza? Abbiamo comprato un bel po' di roba. Ma cos'è che ci mancava anche la casa? Ci mancavano i mattoni pure? Allora, cominciamo subito con una buonissima pagnotta di segale. Mi avete chiesto in qualcuno gli ingredienti. Allora, farina di grano tenero, farina di segale rispettivamente al 20 e al 24%, pasta acida di segale fatta di roba buona, integrale di segale, farina, no, niente, basta. Acqua, sale e lievito, quindi è buona. Veramente, è veramente potabile, si può mangiare, buonissima. Io comincerei con i surgelati. Sì. Ho preso due confezioni di questo qua, che è un misto spaghettata di mare. Mi è piaciuta la composizione, non la provenienza, ma la composizione. Ora, non cominciate con vivi in Sicilia, quindi frutti di mare fioccano direttamente sul balcone, perché sono solo dicerie. Bisogna andare in pescheria e al 90% dei casi ti imbrosano quelle surgelate lo stesso, quindi come si chiama bisogna spaghettata di mare, bisogna comunque per un comprare 1,99 al pezzo per comprare un buon pesce, vai. Per comprare un buon pesce bisogna perdere almeno quelle due orette per uscire per comprare un misto di questi, quindi ragazzi ho preso questo, poi lo soffriggo e ci faccio la pasta in 2 minuti, sono umana quindi ho bisogno di cose pratiche. Certo, non è il pesce migliore che io abbia mai mangiato, quello è sicuro. Però sono forte del fatto che poi l'indomani lo andrò a mangiare fresco. Poi pomodorini di Pachino DOP, sicilianissimi, Pachino IGP. Come si chiamano? Molto buono. Luigi Giovanni Saro. Saro il pomodoro. Saro c'è sempre. Ma allora, dov'è? Pomodorini, amore. Ma non te l'avranno passati? Sì, no, mi passano tutto. Ah, qua. Sì. 1,69€ la confezione. Poi avevo detto che facevamo i freschi. Va bene che i pomodorini sono freschi, ma non intendevo questo. Scusate se sono sbattutissima, ma sono le 8:30 di sera. Ancora siamo non abbiamo mangiato, io ho fame. La carnuzza per bouclet, macinato di carne bovina. Uh-huh. Buona. Buona anche per le persone, io la uso per il cagnolo house. Poi 3,49€. L'onza di suino a fette. Per noi 5,79€. Io prediligo carne di maiale o carne bianca o le carni bianche o di maiale o fette. Sei razzista, sei razzista. Sì, io sì. Filetto di pollo. Di pollo. No, no, io sì, io non sono razzista, ragazzi, sono razzista. Scusami, la lonza era 3,79, questo è 5,79. Sono 650 grammi. Il pollo si fa pagare? Il pollo si fa pagare. Poi golosità che piacciono a Enzo. Due pacchi di gnocchetti di patate, non con patate, di patate. Pacchi di patate, 1,39€ la confezione. Poi due pacchi di cappelletti al prosciutto crudo. 0,99€ la confezione. E sono buoni perché già li abbiamo mangiati. Poi le immancabili crocchette della Harvest Basket. 99 centesimi. E 99 centesimi anche le patatine. 1,19€. Veramente le hanno aumentate? Patatine 1,19€. No, sicuro? Sì, sì. Hanno aumentato le patatine, siete vedete come dei cornuti! Fanno? Non lo dovete fare! Da 99 a 1,19€, 20 centesimi in una botta sola. Hai capito? Questo non lo dovevi fare. Lidili, mi stai deludendo. Niente più patate. Allora, c'era la settimana del What's American Boys. What's American Boys? E quindi ho preso per Gabriele due confezioni di mini pancake. 1,69€. Lui ci farà colazione per 4 volte. Brava. Ad andare bene. Ad andare bene, brava. Mentre per me cos'è questo qua? Sono degli yogurt interi. Caramel toffee?
e sono uno toffee popcorn flavor, quindi buonissimo, popcorn caramellato, uno chocolate muffin flavor, buono il muffin cioccolato, uno cookie sempre 0,49 e uno toffee, un altro toffee popcorn, e poi uno lo dovrò mangiare stasera, me lo passi a quello che ho messo là, perché Gabriele ha bucato la confezione. Questo è al caramello con pezzetti di caramello in scaglie scusate, ed è buonissimo. Non dovete valutarli come yogurt salutari, dovete valutarli come alternative meno dannifiche agli sfizi. Quindi piuttosto che mangiare un pezzo di cioccolata, prendere una merendina, uno mangia uno di questi, no, uno intero no, però un bel po' di questo e si appaga, si appaga. Oh raga, volevo provare. Ma tu sei serio quando dici queste cose? No, non ci credi? Giustifico, giustifico. Come dicevano i latini, excusatio non petita, accusatio manifesta. Questo qua, allora, il barattolone questo qua, è il barattolone. La tempera per la casa, è il 1,99€. Barattolone per la suogera, questo è yogurt intero all'albicocca. È all'albicocca, non al veleno? No. Era finito. Mentre per le mie colazioni, snack, spezzafame, ho preso quello al caffè. Sempre 1,99€. Depegniamo. Come formaggi ho preso un pezzo di grana padano DOP 16 mesi. No, grana padano... 5,01€. Sì. Vabbè, sì, cos'è, IGP, DOP, non mi ricordo, sì, sì, 16, 16 mesi, sì. Antichi maestri, 5,01€, e poi una crescenza che era in offerta. Unica nota sfavorevole delle crescenze 1,79. Lidl è che sono tutte fuori dalla vaschetta, cioè voi aprirete questa confezione e troverete metà del prodotto fuori dalla vaschetta, quindi poi col coltello andrete a recuperare. Queste cose non si fanno. No, bisognerebbe mettere una pellicola di carta sopra. Orzo più caffè, mi ha fatto venire... Lo sto dicendo, no. Ma è colpa di tuo padre, telefonali e diglielo. Mi ha fatto venire voglia mio suocero, che la volta scorsa lo cercava alla Lidl e non c'era, ora l'ho trovato, quindi per fargli dispetto €1,15. No, per fargli dispetto, mi è venuta voglia, volevo assaggiarlo e quindi l'ho preso. Bravo. Sempre per le eventuali colazioni, ma da addizionare al latte, non da bere così. A me l'orzo liscio non piace. Sempre in tema colazione, cialde compatibili per la dolce gusto, bella, bella caffè, e sono buonine, sono migliori quelle di Eurospin, della Geoffrey Jeffers, della Jerez, no, della Jerez, una cosa così, Jerez, quelle là col nome aggressivo, sì, un po' arabico, mentre queste sono un po' meno buone, ma buone lo stesso, cioè meglio di quelle della Lavazza comunque. Poi Lavazza non li fa però. Come si chiama? Della dolce gusto, della Nestlé. Brava, hai indovinato il primo volto. Poi, un prodotto che non avevo mai visto, mi ha stuzzicato, brava, i crackers. Vedi, quando tu vai a fare la spesa da sola, sei pericolosa, ti stuzzica troppa roba. Crackers con riso soffiato integrale senza olio di palma. Gli ingredienti non sono affatto malaccio. 1,59€. Come spezzafame, mi sono piaciuti, sapete quando uno è fuori casa. Pan bauletto certossa integrale. 0,75. 3, qua ne vedo 2, ma io ne ho prese 3. Passate mutti. 0,99 centesimi l'uno. Queste non sono molto convenienti, eh? No, ma sono buone. Una confezione di fichi secchi, assolutamente. Io non capisco una cosa, fuori tu stagione. Vai da Decathlon, ti compri tutta l'attrezzatura pazzesca e poi ti compri i fichi secchi. Ma i fichi secchi sono buoni. Ah, cioè, ho capito. Non è la qualità, è la quantità. Se uno ne mangia uno. Sì, ma tu non ne mangi uno. Da questo momento ne mangerò uno. Sì, vabbè. Poi spugnette lavapiatti abrasive, quelle mezze gialle, mezze con la spugna. 0,79, invece i fighi erano 1,85. Ragazzi, parla lui che mi telefona al supermercato per dirmi: prendimi lo sciroppo d'acero! 1,79 è convenientissimo! È conveniente, tocca vedere la... Ne volevi due? Perché è conveniente, effettivamente non ci ho pensato. No, grazie. Poi, sempre per Enzino e anche per Gabriele, prima di pranzo lui cerca sempre qualcosina. Comunque io da quando farò... Io
Sì? Andiamo da questa cosa. Sentiamo questa fesseria. Io sarò brava. Tu sarai allora, per Enzino e per Gabriele nessuno. Ho comprato i taralli in monoporzione. Almeno sono soltanto un certo calorie a porzione, perché sennò se ne do un pacco intero se lo finisco. Sì, è vero questo. Per mio marito e per me, no, questo è per me, tonno. Filetti di tonno, pinne gialle naturale, sempre per me, olive bianche denocciolate, le adoro. Olive giganti. Per Gabriele, che me le ha chieste la volta scorsa, italiano, la cipolline borretane. 0,99. Per tutti, per la pizza del sabato sera, vi devo fare un pane in pasta per pizza, diglielo. Brava. Non anticipare niente, prima che poi ci rubano il video. Un pane in pasta per pizza, fantastico. Di mia invenzione. 0,42. Lievito. Questo lievito è buonissimo. Per il mitico Alessandro, amico nostro, le Kinder Delice. 2,35€. Perché ridi? Sono per Alessandro. Poi, per qualcuno? No. 5,49€. Per chi è questa? Per te. Per te, la metti sui fichi secchi. Dillo che lo fai. Per me invece. E questo che cos'è? Calze antiscivolo con gommini, che non ho preso per andarci in giro in casa, anche perché non le avrei scelte di certo bianco, ma da tenere all'interno del comodino quando la notte ti prendono quei raptus di freddo bestiale ai piedi e non riesci a riscaldarli nemmeno ingoiandoti il termosifone. Loro risolveranno la situazione. 2,99€. Io vengo presa sempre da questi raptus di freddo. Ho preso due confezioni di acqua. Gli esperti, perché mi annoia andare su internet e informarmi, mi dite come si sceglie l'acqua buona, il residuo fisso basso, cosa devo guardare affinché l'acqua sia buona e soprattutto perché l'acqua deve avere il residuo fisso basso? È una cosa su cui mi sono sempre rifiutata di informarmi. Beh, perché mi dà proprio noia la ricerca. Forse un problema di altezza corporea. Non lo so, per me è bassissima, va bene. Comunque, se me lo dite voi, soldoni o soldoni. Fatecelo sapere, un'altra busta. Sono proprio ignorante in questo. Ma è una cosa che non mi ha mai interessato fino in fondo, fino a questo momento. Ora ho deciso. Dove lo scontri? Ho deciso di informarmi. Eccolo. Tovaglioli di carta. Non si può perdere. Tovaglioli di carta Floralis. Buoni, buonazzi. 1,49€. Ho tradito la patata di Bologna, perché sennò come Piero Angela mi tacciano di dire solamente le bellezze di una parte d'Italia. Invece non tutte. Tutte le patate sono belle. Tutte brava. Le patate sono belle. Siamo andati sul Fucino. Patata del Fucino IGP. Bene, quindi una patata di quelle serie legate al territorio. Ho sentito patata? La volta scorsa erano bionde e siccome noi non discriminiamo neanche i colori, ora cipolle rosse di 99 Calabria. 99 centesimi. Naturella, sono di Calabria spero, cipolle rosse sicuro, no di Calabria non sono, vediamo. Sono di Latina, ma va bene uguale, l'importante è che siano italiane. Benissimo. Cipolla rossa di Calabria è più allungata. È vero, è vero. Vabbè, sì. Allora, fette biscottate integrali certosso, buone. Le cercavo un po' integrali, lui le prende sempre. L'acqua comunque, per ritornare all'acqua, 2,04€, due confezioni. Due confezioni da 6 da 2 litri, è convenientissima, non l'abbiamo fatta vedere però. Niente, è la Saguro. La? Saguaro. Poi, per me, ogni tanto a colazione mi faccio fuori un plum cake. Questi sono buoni. 0,75. Io ci sento troppo la farina, però sono buoni. Per Gabriele e bimbo Enzo, i fagottini al cioccolato. 1,59€, bravo, hai fatto bene. Lo so. Oh Gabriele, sempre al mattino, sempre quando andiamo di corsa, se non mangio lo yogurt. 0,89. I croissant integrali sono molto buoni questi. Poi, sempre per Gabriele e il piccolo Enzo, tre confezioni di tonno pinne gialle. Ma quello già l'avevi detto. No, era al naturale, questo è all'olio di oliva. Ah, perfetto, all'olio di oliva. Sì. Poi in offerta 1,19€ c'erano i biscottazzi simil a bracci. Erano scritto uno... proprio così? Sì. No, fior di cacao e panna. Sono buonissimi. A Enzo 1,19€.
A Enzo piacciono tanto tanto, vero amore? E adesso il comparto salumi. Avanti, dai, che poi abbiamo finito. Guardate, ho spuntato tutto. Ho preso uno di prosciutto cotto alta qualità affumicato Praga. Questo lo metterò all'interno di un arrotolato, quindi non da mangiare così. Poi, due di prosciutto crudo stagionato 11 mesi. La mortadella per mamma. 1,39. Ecco qua. E poi, così per scorta, per il non si sa mai, ho preso due di prosciutto cotto dovesse venirci voglia di toast. 1,59 euro. A quindi confezione. Bene ragazzi, tutto questo po' di spesa, abbiamo detto, è venuto 120. Ah, mi sento male a dire. Va bene, questa è la nostra 41, spesa. 120 mi raccomando, eruditeci, io nel frattempo però mi informerò, giuro. Eruditeci sull'acqua, quale scegliere, come scegliere. Eruditeci, non eruttateci. Ricordato, ma è soltanto un consiglio. Va bene, ragazzi, vi vogliamo bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao.